L'Interregio torna dalla Sicilia con la prima sconfitta stagionale. Sfortunati comunque gli uomini di Mister Ferraro che escono battuti al cospetto di un Due Torri più cinico. La rete del vantaggio dei siciliani arriva al 32esimo con Alizzi bravo a sfruttare un'imbeccata di Zappalà. La squadra di casa sfiora il raddoppio al 35esimo con Crescibene, ma nel finale arriva la marcatura di Puntoriere che batte dal limite un incerto di Dio. I biancazzurri avrebbero anche l'opportunità di passare in vantaggio, ma Cortese sbaglia da due passi. Al 73esimo arriva il raddoppio del Due Torri, con Ancione che batte di testa Parisi su traversone di Ketchqua. Al 75esimo arriva l'espulsione di Bedincasa per doppia ammonizione, al culmine di una gara nervosa. Nel finale Cortese ci prova in due occasioni e all'89esimo colpisce l'incrocio dei pali. Nel recupero rosso anche per Aliperta, al di là della sconfitta, preoccupano molto le indisponibilità in vista della prossima gara di Aliperta e Bedincasa.